Salve a tutti ragazzi, qui è il profeta della verità, l'unico che può farvi uscire dalla Matrix del bodybuilding italiano e anche dalla Matrix in generale in cui tutti voi vivete costantemente, a parte il profeta. Allora ragazzi, oggi è il 31 di dicembre, quindi siamo giunti alla fine delle festività di quest'anno, quindi quello che il profeta vi dice è godetevi quest'ultimo periodo di feste con i vostri cari, appunto mangiate, fate questo cenone, quello appunto che dovete fare, mangiate il codeghino, quello che sia. Però ragazzi ricordatevi che l'estate sta incombendo perché è alle porte, una volta che arriva gennaio, febbraio, marzo, passata appunto la primavera, c'è l'estate. Anche se siamo in periodo di Covid, comunque l'estate arriverà. E voi a mare come ci volete arrivare? Con 5-6 kg di grasso in più? Oppure come ci volete arrivare? Scheletrici? Che magari dopo che vi guardate allo specchio non siete neanche soddisfatti del vostro corpo, appunto. E questo comporta anche cioè va in attaccare anche l'autostima. Anche se il profeta dice sempre che comunque l'autostima è un qualcosa di interno, di internamente, è un qualcosa di solido che hai all'interno, perché l'autostima del profeta è basata su appunto un fattore di autenticità pura che è all'interno, mentre l'autostima diciamo fittizia delle persone appunto che ostentano, che fanno vedere che hanno molti magari beni materiali e tutto quanto, quella è soltanto un'autostima che viene basata appunto su fattori esterni e quell'autostima è molto mutabile, mentre l'autostima interna, ferrea, quella che è il profeta, è basata sui valori e sui principi che il profeta ha. Quindi ragazzi, prendersi cura del vostro corpo, del proprio corpo, è un qualcosa che appunto va in attaccare l'autostima in maniera positiva, perché se io sono fiero di me, appunto sto raggiungendo dei risultati, cambiando il mio corpo, lo sto modificando, logicamente avrò più fiducia in me stesso e nei miei mezzi. Se io dico domani voglio cominciare la dieta e poi ne comincio, cioè che fiducia potete avere in voi stessi? Voi invece dovete fidarvi di voi stessi, dovete dire da domani mi metto a dieta, da domani comincio, in questo caso con me, con il preparatore, con il profeta, da domani comincio, dovete appunto essere consapevoli e farlo perché voi dovete fidarvi di voi stessi. Il programma che offre il profeta è un programma anche in queste, cioè, adatto alle situazioni di Covid e di quarantena. Perché ragazzi, anche se voi avete poca attrezzatura, cioè o avete attrezzatura da palestra, quindi in quel caso siete anche più avvantaggiati, ma anche se avete poca attrezzatura, voi potete cambiare. Quindi se voi state a casa e avete un minimo di attrezzatura, 30-40 kg, almeno due manubri o anche un bilanciere, quindi in base agli obiettivi che io in primis insieme a voi decidiamo di raggiungere, perché è un qualcosa che dobbiamo decidere insieme. Certo, se voi siete grassi e pretendete di diventare grossi, non è che il grasso lo potrete trasformare in muscolo, ma prima ci sarà una fase in cui vi dovete asciugare. Ragazzi, se voi volete cambiare potete farlo, lo strumento ce l'avete, il profeta della verità è con voi, quindi voi contattatemi tramite Instagram, appunto il mio nome è il profeta della verità, così come anche su YouTube, quindi mi contattate. Comunque molte persone adesso hanno anche delle scuse che magari dicono oddio le palestre sono chiuse quindi non mi posso allenare, invece no ragazzi, molte persone che il profeta sta seguendo le sta facendo migliorare da casa. Persone con pochissimi chili a disposizione, persone che addirittura hanno quasi nulla come attrezzatura. L'importante, ragazzi, è la volontà. Se voi non avete volontà, non farete mai un cazzo. Quindi, se voi invece avete la volontà e l'intenzione di cambiare, potete farlo. Quindi, ragazzi, innanzitutto mettete un mi piace su questo video. Condividetelo, perché comunque i contenuti che il profeta porta sono sempre molto interessanti. Condividete il video, mettete un mi piace, anche un non mi piace, perché al profeta fa anche piacere ricevere appunto critiche e anche qualcuno che magari vuole qualche delucidazione in merito al programma mi può scrivere su Instagram. Quindi ragazzi, ripeto, il nome è il profeta della verità. Contattatemi su Instagram, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio ragazzi.